Ciao, sono Francesco Lenzi, il patron chef del Lenzi Tuscan Kitchen ed oggi insieme cucineremo gli spaghetti ai pomodorini. Quindi abbiamo bisogno di questi ingredienti: pomodorini, un pochino di passata di pomodoro, ovviamente i nostri spaghetti, basilico e sale, ovviamente ci vuole sempre un po' di sale. Quindi la prima cosa che andremo a fare è bollire la nostra acqua, che già lo sta facendo, un po' di sale, poi dopo andremo a assaggiare la pasta, perché ricordatevi, il sale si può aggiungere ma non si può togliere. Una porzione abbondante di spaghetti, ok, fare in questo modo, voilà, così, e iniziamo a cucinare i nostri pomodorini. Quindi mettiamo una temperatura non troppo alta, tipo 8, extravergine qua, ok, aggiungiamo pesto di aglio, che è solo aglio con olio extravergine. Iniziamo velocemente a tagliare i nostri. Sono già abbastanza. Mettiamo i nostri pomodorini, facciamoli rosolare un pochino, ma non tanto, solo un pochino, solo da riscaldare. Poi prendiamo un po' di acqua di cottura e la aggiungiamo, ok? Mi piace aggiungere solo un pochino di pomodoro, ma pochissimo, solo per dargli un po' di colore. Quindi adesso magari mettiamola un po' più alta questa, ok? Aspettiamo. Ok. Prima si mette l'acqua a bollire. Quando l'acqua bolle si può inserire la pasta. E poi va assaggiata, perché se non si assaggia alla fine non si può mai sapere quando è al dente. Non vogliamo mai che la nostra pasta cuocia troppo, che diventi troppo morbida, perché quando arrivano e non vanno rotti, aggiungiamo un altro po' di acqua di cottura, voilà. Ovviamente questa, vedete come si rompe, direi che è troppo dura, quindi aspettiamo un altro paio di minuti e poi muoveremo questi spaghetti, gli spaghetti, nella nostra padella e li finiremo con i nostri pomodorini. I nostri spaghetti all'interno della nostra padella. Aggiungiamo sempre un po' di acqua di cottura. Voilà. Ok, quando arriva a questo punto, io cosa faccio? Inizio a rompere, vieni a vedere nella camera, a rompere un pochino i nostri pomodorini, che faranno fuoriuscire la sua acquetta e il suo sughetto. Quindi, come dicevo, sempre assaggiare la tua pasta. Un minuto. Aggiungo un pochino di sale. Già stelle d'albetta. Un pochino. È lì che andiamo ad aggiungere il nostro olio extravergine. Quindi aggiungiamo un po' di olio extravergine, questo basta, e iniziamo a mantecare la nostra pasta. Un po' di basilico. Ovviamente anche qui il basilico a me piace romperlo con le mani, così.
pezzi grandi. Ci siamo. Iniziamo a mantecarla un po'. La pasta, se non sapete farlo questo, non è così importante, basta avere solo questo. Voilà. Possiamo impiattare. Quindi usiamo questo per fare una presentazione un po' più gourmet. Da un pochino più abbondante. Tac. Perfetto. Adesso aggiungiamo mente, sì. Qualche foglia di basilico. Una punta proprio di olio extravergine. E dipende se vi piace o no. Io lo amo, però questi si possono mangiare così o con l'aggiunta di reggiano, e ci vado sempre un po' abbondante. Là. Questa è una delle mie paste preferite, spaghetti ai pomodorini. Andiamo.